Bellissimo il nuovo. Come si chiama quell'affare? Vabbè, quelli La non hanno quelli barra, sotto, sì. sotto, fighissima. Vogliamo Penso sarà chiamarlo dashboard. per dashboard, mi piace. Penso che sarà quella Mushroom dashboard. ufficiale da oggi in poi di chiacchiere da barra. Come state? Spero bene, noi stiamo discretamente bene. Io mi Sto sono rasato, bene. sono pelato adesso. Sto con Sara. Perché con Sara abbiamo fatto cose belle, siamo andati in India. Bella Un saluto a Dibba. di Ba. Ciao Dibba. Adesso noi, come al nostro solito, Mandiamo la nostra sigla e questo è Luternano, poi. lui è Bolshenik. Poi dopo torniamo perché oggi gli argomenti sono tanti Abbiamo un e argomento speciale di cui speciale. parlare. È molto improvvisata questa volta, più delle altre volte, quindi direte: ma che cazzo dite in radio? Non lo so. Però c'è un argomento speciale perché noi veniamo da una seconda commissione dove ci siamo confrontati con l'amministrazione comunale in parte assente, In grande ma parte soprattutto con i assente. consiglieri di maggioranza, e parleremo di un argomento speciale, Cimarelli, ma lo faremo brevissimamente. E abbiamo un nostro amico che oggi ci ha ascoltato durante E se l'audizione, riesce a entrare, poi entra. visto che è obeso. E va bene così, mandiamo la sigla e ci vediamo Via. tra A poco. tra pochissimo. Eccoci qua. Allora, come annunciato, oggi siamo stati. Un attimo che stiamo settando Facebook. Oggi siamo stati in consiglio comunale. Per la seconda commissione. Per la seconda commissione a parlare delle sorti, diciamo, del Centro Sociale Cimarelli e della nostra associazione che è Interni Stranieri, di cui siamo il presidente e il vicepresidente. Allora, che ci hanno detto? Che ci hanno detto? Allora, io personalmente, questa è una percezione mia da persona che stava lì, era invitata. Pensavo peggio. Anch'io, Pensavo sinceramente sì. peggio. Sinceramente Per pensavo quanto ci sia decisamente una peggio. distanza di visioni su alcune cose, ma che in parte è comprensibile visto che loro sono della Lega e noi non siamo propriamente dello stesso loro partito politico. Però ecco, c'è stata almeno un confronto, il primo reale, cosa Un che confronto reale che in non c'è realtà mai stato. sì, un po' secondo me anche per diciamo. Un po' per convenienza di entrambe le parti, un po' per motivi di diplomazia politica, No, sono sono sta. cazzate queste. Non lo Cioè, so, noi vabbè, comunque. abbiamo cercato sempre di avere un rapporto con loro, almeno un confronto, No, visto che no, sono 3 mesi è che li che cerchiamo. stavo dicendo che io personalmente ho apprezzato il cambio di tono sulle nostre questioni, visto che siamo passati da un consigliere comunale di cui non facciamo il nome, da David Maggiora. Che continuiamo a dissapo ugualmente, anche perché lui non c'era in seconda commissione, è arrivato alla fine.
Ha fatto un post in cui accusava il Cimarelli di A essere un 3 giorni covo, dalla manifestazione, tra sì, l'altro. un covo dei violenti, dei drogati. David, ma ti è andata bene che non lo siamo, se no, se eravamo violenti, questo non stavamo a parlare con te, anzi, con quegli amici tuoi, cioè, capito? Non ti è andata proprio Ma in male, realtà non vorremmo parlare con te. no, Guarda, con te a quelli veri. prescindere, cioè, Con con te te non ci vogliamo manco proprio. una birra ci andrei a prendere, lo giuro, manco, non ti vorrei manco vedere nello stesso locale in cui vado a prendere birre io. Detto questo, però, sono stati carini, A dai, me la non cosa che per male. esempio mi ha sorpreso, l'avranno fatto malafede? Non lo so, Non lo so. io penso sempre che le persone si comportino per quello che sono e per quello che vogliono dimostrare, Certo. senza avere secondi fini. Comunque, mi è sembrato che ci fosse, Sotto il intanto mi è telefono. cascato il telefono, mi sembrava che ci fosse da parte loro un interesse reale nel capire quello che sono le nostre attività, quelli che sono i nostri obiettivi, quello che è il nostro storico e quello che abbiamo fatto negli anni. Cosa che noi abbiamo saputo Dimenticato, rispondere abbastanza bene, sì, credo. certo, anzi, sono stati tutti molto soddisfatti Perché non. Cioè, il problema dell'operato. reale del mondo, secondo me, secondo noi, perché ci troviamo abbastanza in linea su questo, è che se manca l'ascolto, e poi manca quindi il confronto, i problemi restano irrisolti, si creano incomprensioni e poi di conseguenza si creano dei dissidi proprio, che È poi chiaro, è portano allo normale. scontro fine a se stesso. E quindi noi, visto che non ci interessa lo scontro fine a se stesso, ma lo scontro deve essere motivato su basi reali, cerchiamo di prima parlare con le persone, poi se si arriva chiaramente a un punto di rottura, si arriva al punto di rottura e al massimo a quel punto dopo si alzano le barricate. Ma le barricate fine a se stesse, senza nessun tipo di finalità, Non servono a servono a poco. nulla. Scusa, ma Salute. c'ho allergia, mia madre mi ha nascosto gli antistaminici, non so dove l'abbia messi. Comunque, eccoci, allora, no, vabbè, è C'è un stato. ritorno? No, No, non ritorno di credo. voce. Ok, Sono stati decisamente comprensivi. Ripeto, soddisfatti comunque dell'attività che abbiamo fatto. Loro rimangono sul discorso, però, sti cazzi, al bando c'è andato uguale. Abbiamo però specificato che questo bando, a parte il fatto che comunque non è ancora uscito niente, addirittura devono ancora arrivare dei documenti riguardo il discorso della sicurezza, dell'agibilità del posto, che comunque è stato confermato agibile, insomma non è pericolante. Le uniche problematiche che sono sorte sono di tipo architettonico, strutturale, poiché è uno stabile degli anni 50. Quindi ci stanno le porte troppo piccole, le scale strette, però quelle sono cose che toccherebbe buttarlo giù e rifarlo da capo. Quindi come una stragrande maggioranza dei locali pubblici. Esatto, cioè come anche le vostre scuole, se ci seguite, siete ancora a scuola, come alcuni dei vostri uffici, se non quelli più nuovi, insomma, come anche alcune parti dello stesso Palazzo Spada, non tutto, perché quella sala consigliere è stata ristrutturata, ma anche lì ci stanno delle parti che non sono totalmente a norma. E quello che abbiamo detto noi è stato il fatto che, ok, il bando, in realtà non siamo per niente d'accordo con il discorso del bando, però il bando oggi esiste solo ed esclusivamente perché 10 anni fa, ragazzi che non siamo noi perché ancora noi non eravamo nel giro, 10 anni fa dei ragazzi hanno preso quel posto totalmente abbandonato, covo di tossicodipendenti e di degrado, l'hanno totalmente rimesso a posto, risanificato, ripitturato, hanno fatto lavori di giardinaggio, di riqualificazione e l'hanno ridato alla cittadinanza. Cioè, se 10 anni fa i ragazzi del Cimarelli non fossero, quelli adesso ragazzi del Cimarelli non fossero, non avessero fatto questi lavori, oggi non ci sarebbe nessun bando. E la prova è il fatto che lo stabile accanto, proprio quello adiacente al Cimarelli, è tuttora, visto che non ce ne siamo occupati perché era troppo grande, insomma, prevedeva una spesa troppo grossa. E quello stabile lì è ancora totalmente dismesso, è totalmente degradato. E insomma, ecco, quindi loro comunque hanno preso in considerazione queste cose, ci hanno assicurato che il bando in ogni caso sarà supervisionato affinché non ci siano irregolarità. E niente, insomma, alla fine non è andata come volevamo noi, però neanche così male come pensavamo, ecco. Quindi io darei un bel 6,5. Ma sì, dai, 6, può essere 6, giusto. 6, Scusa, dai. ma io sto cercando di far capire alle persone come ci possono ascoltare, visto che
ogni tanto hanno delle difficoltà basate sul nulla, perché basta andare su radiopasseggiata.it e potrete trovarci, al di là del fatto che se andate invece su Facebook, quindi su Facebook appunto come dicevo, potete trovarci il tipo pelato mi inquieta. E ci sta, c'è chi invece dice probabilmente è Santocchia, Nick sempre più cruccolini. È vero. Ragazzi, è successa sta cosa, poi ne Sì, parleremo no, più parleremo anche del mio tardi. taglio di capelli, volutamente fatto ieri in un momento di totale Noia. noia, in parte noia, in parte presa a male, in parte diverse cose, cioè Vabbè, ti l'ho dico. detto anche a mia madre, Io in insomma. realtà l'ho preso a accettate. Sì, Come potete no, vedere, ci guarda, sta in andando, realtà sembra sono pieno Gorbaciov. di, esatto, sono sempre Gorbaciov perché avevo i capelli in realtà sempre avuti abbastanza corti. Solo che troppo lunghi per tagliarli solo con la lametta, visto che non avevamo con noi il rasoio, abbiamo fatto tutto con la lametta, io ho la capoccia aperta. Cioè proprio se qua sopra si vede un pezzo di cervello, se ci fate caso. Va bene, quindi adesso noi mandiamo la prossima canzone e poi Esatto. inizia il format chiacchiere da bar. Quindi il speciale Cimarelli finito. Al massimo facciamo entrare un nostro amico che ci è venuto a trovare, quindi continueremo a parlare in maniera a chiacchierata bar dell'argomento, ma come tratteremo tutti i nostri argomenti che sono Esatto. della rubrica, quindi dal calciomercato al calcio giocato al fantacalcio come argomenti di politica spicciola locale. Non parleremo di tutto quello che ci viene in mente, quindi il numero invece dove potrete chiamare è 329-7476-547, 547. che è il numero di Nicolò, quindi se voi volete chiamare Nicolò durante la notte fatelo, date degli fastidio e fategli tutte le domande rispetto al nostro programma, Tanto quindi... come dico sempre, sono sveglio, quindi. Esatto, siccome questo non dorme, quindi quando sono le 4 e mezza la mattina e voi tornate ubriachi a casa, non sapete cosa fare, non riuscite a L'ex addormentarvi, vostro non vi risponde, capito? ci sono tutte queste cose, potete tranquillamente chiamare al 329-7476-547, il numero è Nicolò, il programma è Chiacchiere da Bar, mandiamo un'altra canzone, torniamo. Scoo! Nove sette quattro sette sei cinque quattro sette, il numero è Nicolò, il programma è Chiacchiere da Bar, mandiamo un'altra canzone, torniamo. Scoo! Nove sette quattro sette sei cinque quattro sette, il numero è Nicolò, il programma è Chiacchiere da Bar, mandiamo un'altra canzone, torniamo. Scoo! Nove sette quattro sette sei cinque quattro sette, il numero è Nicolò, il programma è Chiacchiere da Bar, mandiamo l'altra canzone e torniamo. Mandiamo l'altra canzone, andiamo.
problema a Palermo. Allora, abbiamo avuto qualche problema tecnico legato al fatto che abbiamo da pochissimo un computer nuovo, quindi era collegato e visto che la C'è una diretta che voi sovrapposizione state di audio. guardando va in ritardo, c'era una sovrapposizione di audio. Quelli che avete sentito, anche se male, sono i Bugo, io mi rompo i coglioni e niente, allora, Intanto presentiamo la persona che abbiamo fatto entrare adesso. Riccardo Rossi, via dei Ciao, minori e... Può spaventare insomma bambini e donne e anziani. Raga. Come mai sei entrato qua in trasmissione? Cosa hai fatto questa mattina? Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Allora, Da sono quando è che non entrato. bevi? Vai. Allora, il fatto che. Perché sto qua dentro? Perché me l'avete chiesto, se no stai. Cioè, voglio dire. Mai inculato, giuro. No, vabbè, quello che abbiamo fatto stamattina era Siamo gli praticamente invitati, per avere dei chiarimenti praticamente per quanto riguarda la situazione del Cimarelli. E mancava praticamente più di mezza amministrazione, tant'è che il sindaco stava dietro la sala consiliare. Salutiamo il nostro sindaco Leonardo Ladini, ciao Lallo, che si è fatto vedere e poi è scappato. Sì, è fantastico, cioè nel senso una cosa che comunque sia di una certa importanza. Sì, Vabbè, se pare, se vedete che raga, gli interessa, mo ci sta, cioè, sì, se sì, a sì, me sì, mi fa un sì. cazzo tante cose nella vita. Voglio dire, cioè nel senso. E quindi diciamo ancora tuttora non si è risolta niente, praticamente abbiamo solo prolungato i tempi per quanto riguarda il fatto di restare noi come associazione dentro al Cimarelli finché non ci viene, finché non viene fuori il bando praticamente, dove noi possiamo poi partecipare come associazione appunto. Chiaro. Va bene, grazie Riccardo, puoi andare via, ciao. Niente, quindi quello che noi faremo, quale sarà il prossimo passo? Lo diciamo, non lo diciamo, lo diciamo in pubblica piazza, non lo diciamo, Allora, in salutiamo realtà chi è questo Manu, il primo. Ah, belli, ciao grande Manuel. Manu, Allora, in storico realtà, militante del Cimarelli, visto il Manuel. discorso del bando che non è pronto, cioè loro, allora noi dovremmo riconsegnare le chiavi il 30, cioè fra 10 giorni. Il bando non è stato neanche, non è solo non è pronto, non è stato neanche pensato ancora. Che Tanto scusate, ci sta un ritorno di io penso che audio. sia l'aria. Io non so che Non dirti, possiamo secondo me fare. quella togli allora, No, ma aspetta, sei scusa. pazzo, moriremo tutti. Ok, moriremo tutti. Sì. Allora, dicevo, visto che il bando scade fra poco e la convenzione scade da poco, il bando non è ancora stato neanche pensato. Il nostro dubbio è che, oltre il testo del bando che non possiamo leggere, è che magari il Cimarelli resti disabitato a tempo da destinare, quindi anche un anno o due, capito? Non è da escludere questa cosa. E quello che cosa porterebbe? Porterebbe a un'altra situazione di degrado, quella antecedente, diciamo, alla gestione dello stabile. Quindi quello che vorremmo a questo punto chiedere alla giunta comunale sarebbe una proroga per restare lì fino all'uscita del bando, ma per un discorso appunto pratico, legale, legato anche appunto al nostro interesse a mantenere lo spazio decoroso e in condizione anche di utilizzo della popolazione come è adesso. Esatto, anche perché noi facemmo una manifestazione dove un migliaio di persone sono venute a supportare la nostra causa, Siamo che in passati anche realtà qui era davanti alla causa comune. passeggiata. Siamo passati anche qua davanti con torce, tamburi, fumogeni, cori cantati fuori tempo, persone che parlavano al microfono e spesso il microfono non si sentiva, però noi abbiamo fatto del nostro meglio. Quindi quello che noi chiediamo adesso è dateci questa proroga, primo. Se volete fare il bando, scriviamolo in un certo determinato modo perché i bandi si scrivono bene per poi parteciparci. Non facciamo le cose in maniera approssimativa perché le cose fatte velocemente in maniera approssimativa spesso sono merda. Quindi quello che adesso che noi faremo in questa fase sarà rimanere dentro al nostro posto, al nostro spazio, Esatto. continuare con le nostre attività. Quindi intanto scrivete sta cazzo di proroga quanto prima.
fino a che non compilate il bando. Adesso salutiamo Riccardo. Ah, tra l'altro, aspetta, è importantissimo. Vabbè, però stringe, vai. No. Alcuni consiglieri della Lega hanno detto che vogliono venirci a trovare al Cimarelli. Quindi, sì. Festa della Lega al Cimarelli, raga. Chissà se adesso Pontida si è sposta al centro sociale Cimarelli. Esatto, quindi la nuova base della Lega Nord, che ormai è diventata Lega, sarà il Germinal Cimarelli. Stiamo scherzando, non sarà mai così, ma se volete venire a questo pranzo siete chiaramente invitati, perché loro ci hanno tenuto proprio a dirci: ragazzi, vogliamo venire assolutamente al Cimarelli. Fighissimo, famosa serata. Famosa. Siete proprio simpaticissimi, siete meglio di quelli di destra. Quindi... Serata tecno. Esatto, con la cappa. Con la cappa. Serata tecno, la cappa, by Lega. Va bene, però noi dobbiamo stringere tantissimo. Salutiamo Riccardo. Ciao Riccardo, grazie per essere qui. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Aspetta, non uscire finché non mettiamo la canzone, in realtà, perché sennò c'è un casino qui, scoppio tutto. Mandiamo la canzone, poi giuriamo chiacchiere a bar, quelle serie, calciomercato, cazzate varie. Allora, andiamo con questa? Sì, Queens of the Stone Age, Rampy Run. Eccoci qua di nuovo. Allora, questi erano i Queens of the Stone Age, Run Pig Run. Allora, diciamo che il calciomercato ci ha fornito un bel assist, perché noi non avevamo preparato su niente, visto che siamo stati impegnati al comune. Però ci stanno un sacco di notizie interessantissime. La prima che vorrei dare: San Siro sarà demolito, l'annuncio di Milan e Inter. Il futuro di San Siro è stato il cuore di tutti i tifosi rosso-nerazzurri. Questa cosa orribile, sembra tipo rosso-bruni. Oggi sono arrivate le parole che suonano definitive. Quindi niente, allora, mo non vi metto a leggere, che sarebbe da opinionista del calcio e io faccio chiacchiere da bar. Però insomma, ecco, il San Siro verrà demolito, quindi a questo punto penso si costruiranno uno stadio del Milan, uno stadio dell'Inter. Cosa molto buona, tra l'altro, per le rispettive squadre, perché ti permette più entrate e quindi più soldi poi anche per il calcio. Posso lanciare una bomba del calcio mercato? Lanciala subito. Ma siamo pronti, intanto... Sempre la solita parentesi, chiama 329-7476-547 per dirci qualche notizia di calciomercato che ci sta sfuggendo, perché le notizie sono tante e nel 99,9% dei casi sono cazzate. Quindi, come probabilmente adesso lancerò una mia bomba di calciomercato qui, ma Paolo Coretti ci dice che ci fa Marco Rizzo lì con voi. Allora, Marco Rizzo non ha i miei baffi, vuol dire che non può. Non c'è manco il fisico mio, anche però se salutiamo Paolo Cornetti, perché la pancetta è un grande. Bella per Paolo, il nostro amico e compagno. E io sto a lanciare bomba, eh. Vai a lanciare sta bomba, poi rispondiamo ai commenti.
Pronti? Si tratta di una cosa, tipo prendi il calderone di Mosca. Sì, chiaro. Per me è la stessa cosa che farò adesso io. Allora, la Juventus e la Fiorentina forse si stanno accordando per uno scambio folle. Ah sì? Sì. Pensavo che non ci fosse un'altra bomba. No, dopo quella la lanciamo tra poco. Dimmi un po'. Si dice, si paventa la possibilità che Chiesa possa passare tra le fila juventine. Che schifo. Higuain a Firenze. Oh, Higuain a Firenze. Quindi con Sarri... l'incognita Balotelli. Quindi l'attacco della Fiorentina nel prossimo anno, se dovesse essere effettivamente così, Balotelli, stiamo Higuain. Parlando di un progetto calcistico che potrebbe dire la sua nell'anno prossimo. Ma quindi Sarri rinuncia al suo pupillo? Sarri durante la conferenza stampa non ha nominato mai Higuain, e anzi ha fatto capire che probabilmente le speranze che di restare appunto di Higuain sono veramente poche, perché lui tra i giocatori cardine che ha nominato, intanto ci sta una chiamata, rispondiamo e poi torniamo a parlare. 3, 2, 1, vai. Via. Ciao, chi sei? Buongiorno, sono Buongiorno. Gianmarco da Terontola. Ciao Gianmarco da Terontola. Che ci vuoi dire? Allora, volevo innanzitutto salutare il sindaco di Terni, Leonardo Ladini. È un tuo amico? Sì, okay. Siamo fratelli. Va bene, puoi fratelli. Anche scrivergli direttamente tu senza che passavi per la radio. Fratelli nel senso pop del termine. Ah, ok, brother. Scusa, gli potevi scrivere tu all'allo senza passare da noi, cioè noi non abbiamo tutti sti contatti. Vabbè, ma ci parlo sempre quando ci vediamo per fare le barre. Ah, ok. Vai, oltre a questa cosa che volevi dirci, se volevi dirci qualcosa. Volevo sapere cosa ne pensate innanzitutto del fatto che l'Inter abbia preso Sensi al posto di Barella, penso sia una mossa resistente. No, già sbagliato quello. Non è al posto di Barella. Vai, poi, altra domanda. Tanto rispondiamo altra in ordine. Altra domanda, io vorrei consigliare al ragazzo velato di mettersi una crema sulla testa, perché quelle macchie fanno paura, cioè fanno... spavento. No, non so macchie, parliamo. Allora, posso rispondere alla prima? Vai, rispondo alla seconda, ok. Allora, Sensi, l'affare Sensi, visto che è stato un acquisto, ma fatto in prestito con la Formula... Non credo ti chiami Raffaele. Io non ho detto Raffaele, infatti, ho detto che l'acquisto di Sensi, l'acquisto di Sensi non è intanto a titolo definitivo, ma si tratta di un 5 milioni di anticipo da dare al Sassuolo e un prestito... fissato con diritto di riscatto a 25. L'affare Sensi, tu Raffaele, capito l'affare? L'affare Sensi non preclude la possibilità di acquistare Barella, perché sono ruoli diversi per chi guarda il calcio. Credo che Gianmarco da Terontola il calcio non lo guardi, e quindi questa cosa giustamente non la poteva sapere. E poi l'altra domanda. Faccio solo il pop io. Fai bene. Ok, no, infatti, sta, massimo rispetto. Io infatti che non faccio il pop, non so cosa voglia dire il pop, non ho mai ascoltato quella musica del diavolo. Se puoi darci qualche delucidazione, siamo qui pronti a ascoltarla. Per la seconda risposta, appunto la domanda che tu hai fatto sulle macchie della testa di Nicolò, risponderà chiaramente. Allora, non so, sicuramente metterò la protezione solare, visto che comunque già di mio so bianco, qui dove c'erano i capelli fino adesso so praticamente trasparente. O comunque sembri paglia, Porca madonna, è vero, sono io. Sì, è uguale. Siamo proprio. Noi. Vai. E dicevo, appunto, non sono macchie, come dicevo all'inizio della trasmissione, sono i graffi del rasoio, visto che della lametta, visto che ieri non avendo i rasoi elettrici abbiamo fatto tutto con la lametta, che questo inevitabilmente mi ha graffiato. Quindi insomma, consigliate di non usare la lametta per... Chiaramente. O quantomeno di abbinarla al rasoio, insomma. Cioè, con rasoio così corti non ti verranno mai, servirà sicuramente la lametta. Però prima magari la passata con rasoio potrebbe essere utile. A meno che tu non voglia fare una pratica emo. Per il beauty. Cosa? No, dico che apprezzo molto questi vostri consigli. Sì, guarda, poi se posso ti dico anche, sto mettendoci una crema all'argan che è idratante. E dovrebbe in realtà passare già rispetto a ieri sto molto meglio. Ieri ero sanguinavo, cioè sembravo tipo il Cristo in croce che si è arrivato alla corona di spine. Va bene. Allora, grazie Gianmarco, apprezzo molto la vostra disponibilità, grazie. Seguici sempre dalle 12 alle 13 ogni lunedì, chiacchiere da bar. E mi raccomando, fallo sempre per la WH. Ciao, grazie. Ciao Gianmarco. Quindi grazie Gianmarco che ci ha chiamato. Ci ha anticipato il discorso Sensi, di cui veramente volevamo parlare.
Allora, in realtà anche lì c'è una fake news su Sensi, perché tutti parlavano di 35 milioni di Sensi, in realtà non è lo stesso. Io, cioè, ero caduto nella trappola della fake news. Perché non sai leggere, per quello sei analfabeto. No, è perché leggo solo i titoli. Se no non facevo chiacchiere da bar, andavo in televisione grammellini, insomma. Certo. Quindi anche io ero caduto in questa cosa, in realtà no, è semplicemente. Io ci tengo a dire una cosa, però scusate, perché sennò sta proprio a cambiare il format di chiacchiere da bar. Cioè, noi siamo una chiacchiera da bar che supera la chiacchiera da bar. Cioè, l'obiettivo nostro in realtà è, come ogni cosa che fanno, non è fa disinformazione, in realtà è un po' quello. Cioè, cercate di dire anche il vero. Quindi, l'affare Sensi, se io posso dire, ok, è vero, si diceva, si paventava che noi pagassimo subito 35 milioni cash, ma non è stato in questo modo. So appunto un diritto di riscatto, come era avvenuto per Politano. Politano è stato uno che nell'anno passato si è impegnato più di tutti, è stato uno dei giocatori probabilmente che ci ha permesso di qualificarci in Champions. Noi la settimana scorsa lo abbiamo descritto come un giocatore a metà tra Messi e Robben, meno forte di Messi ma più forte di Robben. Esatto, l'ha mezzo sta parola. Esatto. Anche a livello di tecnica, di modo di giocare. Però chiaramente Sensi non sarà la cosa di cui parleremo nel calciomercato dell'Inter, perché si dice da più giornali francesi che l'Inter pare abbia offerto una cifra stratosferica. Prima 90 milioni, poi è stato detto che invece ne erano solo 75. Intanto qui ci continuano ad arrivare moltissimi messaggi. Per tale Pepe del Lille, lo scorso anno in forza appunto alla squadra francese, fece 22 gol, una cosa come 12 assist. Per un'ala, tra l'altro. Per un'ala, esatto. Non so propriamente pochi. Sono tanti per un centrale, quindi figuriamoci. Intanto salutiamo un nostro amico che Umberto Ego, che purtroppo ancora non abbiamo mai avuto il piacere di vedere. Manuel, ci aspettiamo a Terni, oppure verremo noi a Torino in qualche modo, facciamo sto scambio dei monossidi, per favore. Esatto, cioè, però è una cosa a cui gemellaggio Torino-Terni sull'area inquinata, solo che sei juventino, c'è sto problema. C'è sto problema, però sei uno juventino preciso. Posso dire una cosa, non per fare una sorta di sponsorizzazione delle nostre attività, però Manuel, ovvero su Facebook Umberto Ecom, è un ragazzo che noi abbiamo conosciuto nell'internet per le cose simpaticissime che scriveva, e siccome poi ogni tanto capita anche noi, forse scriviamo qualcosa di simpatico, ci siamo trovati. Noi avevamo una pagina che tuttora abbiamo, solo che sta lì in sospeso, che si chiama Willy Peyote racconta la Serie A. Proprio sulla falsariga del format di André racconta la Serie A, l'abbiamo fatta anche noi, perché intanto ci mandate cuori, grande Manu. Proprio come dicevo, sulla falsariga di De André racconta la Serie A, anche Willy Peyote racconta la Serie A, perché è stato invitato 2 anni fa per la prima volta a quelli che è il calcio. Sì. Willy Peyote, torinese e torinista, nelle sue canzoni rap spesso parla dell'argomento calcistico e lo fa con un senso critico e uno spirito di appartenenza che a noi piace. Che a noi ci piace molto. A questo punto io, visto che comunque noi ragazzi in realtà la canzone mettiamo semplicemente per prendere aria perché è caldissimo, sì, ti proporrei una cosa. Io volevo lanciare prima un'altra bomba di calcio mercato. Ah, vai pure. Vai, sparala. La sparo? La sparo. Così diretta? Messi all'Inter. No, non è vero. Ho sbagliato. Mi dispiace, qui continuano a seguirci. Intendevo il grande Ares che ci sta vedendo adesso la trasmissione. Bomba di calciomercato, scambio Nainggolan Vidal. Assurdo. Allora, io lo sai quanto amo il ninja, cioè. Però tu più per le sue prestazioni alcoliche. Ma io lo amo per tutto, anche per quando gioca, che lo vedi proprio spocchioso, è ganzo, è proprio una bella persona, cioè ci uscire tutte le sere. Però mi piace proprio tantissimo anche come giocatore proprio Vidal, laddove comunque pare ormai ovvio che ci preferiremo di Nainggolan perché non piace a Conte. Vidal è un'ottima alternativa. Io penso che sia più forte. Forse prima, adesso non lo so. Io penso che sia veramente tanto forte Vidal. Prima lo era senza dubbio. Quando gli anni della Juventus, i primi anni al Bayern, era sicuramente più forte. Oggi è da un anno che sta al Barcellona, cioè ci ha avuto un anno in sospeso. No, so un paio d'anni già che secondo me è calato parecchio. Tant'è che già giocava di meno anche l'anno scorso al Bayern e quest'anno al Barcellona faceva la riserva. Che perché era, cioè, faceva la riserva, in realtà doveva, al Barcellona. No, doveva fare il titolare, poi è arrivato sto Arthur, 21 anni, ha fatto il panico e quindi ha scalzato il posto da titolare, appunto. Vabbè, no, comunque è uno scambio di cui sarei soddisfatto. Mi piange un po' il cuore per il ninja, però uno scambio
uno scambio che mi piace. Quindi prima di mandare la prossima canzone, vi ricordo che finita la canzone ci potete chiamare per 2 minuti, potete parlare del cazzo che vi pare al numero che trovate qui sotto, 329-7476-547, e ci vediamo tra poco. Visto abbiamo parlato di Nainggolan e del nostro amico Umberto Eco, che in arte è etanolo, io direi sì, questa canzone è azzeccatissima. Bella Eta, questa è per te. Glu 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 Questa vita è un inganno, anche quest'anno non devo sbroccare, dovrei fare vacanze e saltare tra spiagge sul telo a sudare, mi dovevo sì prendere tutto, ma ho visto un bicchiere e mi sono tradito. Dovrei dirti che sono tornato, ma stavo al bancone e non ero sparito. Il successo mi aspetta, mi lisci i capelli col fuore. Sì, da adesso sapevo di me non miglioro la borsa di Ma negroni, negroni, negroni. Io penso soltanto al Negroni. Una volta ero un tipo pesante, ma adesso io penso soltanto al Negroni. Negroni, Negroni, Negroni. Mettete l'arancia, signori. Non cambierò il mondo da adesso, ma perdo me stesso buttando soldoni, 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 soldoni. Grazie alla droga. Per maggio mi faccio le pare che sono un po' ciccio, per niente alla moda. Mia mamma mi ha detto che senza le entrate a che serve cantare. D'altronde viviamo per farci due figli e comprare lo shampoo del cane. Dovrei farmi una vita sparlando con gli altri di Rome. Sì, adesso sapevo di me, non mi faccio la casa sul po'. Negroni, negroni, negroni. Io penso soltanto al Negroni. Una volta ero un tipo pesante, ma adesso io penso soltanto al Negroni. Negroni, negroni, negroni. Mettete l'arancia, signori. Non cambierò il mondo da adesso, ma perdo me stesso buttando soldoni, 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 soldoni. E questo era Etanolo con la canzone Negroni, che è praticamente un inno alla vita. Bene, torniamo a parlare quindi di calciomercato. Volevi dire una cosa? No, volevo parlare un attimo di calcio minore, ovvero una squadra come la Juventus, appunto, e dove in questo momento siamo entrati forse già nella fase clou del calciomercato. Vabbè, sì, ecco, anche che si avvicina luglio, quindi... Esatto, finito il 30 giugno, quindi tutta la questione legata alle plusvalenze, così si entrerà proprio nel periodo più caldo del calciomercato. Ci stiamo avvicinando, manca poco. Però ecco, i nomi sono seri, i nomi sono importanti per la Juventus, pur essendo, ricordiamo, la squadra, di calcio minore. Si è fatta la sua storiella, dai. Esatto. E allora, la Juventus, questione De Ligt, pare che in settimana si possa chiudere un affare intorno ai 65 milioni, quindi la coppia probabilmente di difesa, se non sbaglio, sarà De Ligt Chiellini. Dite, bella difesa. Certo, non è nulla in confronto al De Vrij, Skriniar, Godin, però. Esatto. Però ci sta. Però altra difesa fortissima quest'anno sarà probabilmente il Napoli. Ma il Napoli ha sempre avuto una buona difesa. Però ho capito, quest'anno però è una tra le migliori d'Europa. Cioè, se effettivamente i due centrali si dovessero confermare, ovvero se dovesse essere fatto quell'acquisto, ovvero quello di Manolas, e dovesse essere appunto confermato Koulibaly, quindi Koulibaly, Manolas come difensori centrali, secondo me Fabio non invita in assolutamente nulla alla coppia De Ligt Chiellini. O il problema del Napoli è subito Skriniar. Lo risolveranno, perché sai, chiaramente è un'uscita, quindi loro faranno un investimento sui terzini. Margit è buono, ma non fa la fase difensiva.
Però vabbè, comunque ripeto, cioè con due, come hai detto tu, con due centrali come Manolas e Koulibaly. Io faccio una previsione, Fabio. Cioè solo Lukaku, capito? Poi ti chiamerò Fabio fino alla fine della Ok, va trasmissione. bene. La Fiorentina quest'anno farà il suo. Quest'anno la Fiorentina nuova rivelazione del campionato di Allora, Serie A. io in realtà vorrei in questo punto risponderti un'eliminazione di Caressa che purtroppo ancora non mi viene benissimo, quindi non la faccio. Vabbè, la E farai quando sarai più la farò pronto. quando sono più pronto. Salutiamo Gianluca Caglio, Che nostro dice KK lo fratellino. mandano via. Chi è Chiellini sarebbe? Mi sa Koulibaly. Qua Koulibaly lo mandano via. Vabbè, ci vediamo noi, che cazzo ce ne frega, facciamo 200 milioni a spendere. E no, allora, volevo dire una cosa in realtà riguardo. Ah, ecco, della Juventus, che è curioso che si compra sempre i calciatori che li manda fuori dalla Champions. Cioè, tu hai questa cosa? Vabbè, giusto, perché Si è se tu comprato non Ronaldo, però comunque esce la Champions. Ogni anno ne sta uno altro nuovo che li manda fuori dalla Champions. Ma io se mi dovessi giocare un risultato fisso per l'anno prossimo, io già lo so. Dai. Sicuramente la Juve non vince la Champions E League. questo è palese a E tutti. quindi, di che stiamo parlando? Al massimo, sai che può succedere? Come per il Chelsea. Bravo. Vince Europa League. Quindi Juventus fuori ai gironi, vince Europa League. Secondo me sì. Se ne potrà andare a Sarebbe giocare. soddisfacente. Sì, invece l'Inter secondo me invece farà molto bene. Sia in campionato, sia Anche un perché in percorso realtà dignitoso in Champions ho League. letto oggi che il discorso Lukaku è apertissimo, cioè Conte ha detto che addirittura lo vuole all'Inter prima del, cioè in tempo per il ritiro. Quindi vuol dire adesso, cioè da giorni, insomma, Bisogna per. sbloccare secondo me l'affare Icardi per Allora, far sì l'affare che questa Icardi che cosa ci sono succeda. stati svolti sul famoso scambio di Bala Icardi, no? Dice, allora, in realtà già l'Inter ha anche proposto uno scambio Lukaku-Icardi, solo che il Manchester ha detto no, col cazzo, quello è un figlio di puttana, non ce lo volemo. E quindi, per quanto ancora non si sia realmente chiusa questa cosa perché è in trattativa, parrebbe che lo scambio di Bala Icardi si sia riaperto e sembrerebbe ancora più plausibile rispetto ai giorni passati, insomma. Ok, c'è chi giustamente ci dice, regà, parlate solo di Inter, potreste chiamarlo Inter Channel. Ok, ci siamo fatti prendere un po' troppo la mano, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, È allora che vi lanciamo una bomba di mercato, ma che in realtà non lo è. La Juventus, come ogni anno, proverà a prendere Milinkovic-Savic. Secondo me è la seconda loro scelta, insomma. La prima sarà Pogba e a parametro zero Rabiot, in realtà, quindi Rabiot probabilmente la benissimo, terza. Rabiot benissimo. Però uno pensa solo ai cash, pensa solo ai Vero? soldi e come sfere basta Come Rabiot. Neymar? Sì, tipo è proprio un trapper. E chi è che ci sta seguendo? Luca Santoro. Ok, chi è Luca Santoro? Non lo conosciamo, va bene. E invece per quanto riguarda il Milan, visto che comunque per par condicio parliamo più o meno di tutti, come era pronosticabile, l'affare Torreira dell'Arsenal si complica. Il Milan pare che nelle scorse settimane abbia formulato una proposta di scambio, cioè alla pari, tra Sì. Kessié e Torreira, quindi Kessié per il Milan dovrebbe andare eventualmente all'Arsenal e viceversa Torreira al Milan, cosa che secondo me non si farà perché l'Arsenal pare non sia più interessata a Kessié. Qual è la situazione? La situazione è che invece per quanto riguarda il calciomercato della Roma, ci sono state solo principalmente dichiarazioni da parte del nuovo allenatore, che ha detto che è molto contento di stare a Roma, con le solite frasi fatte di circostanza, che dice è motivato e vorrà far bene. Io dico una cosa, la Roma quest'anno al massimo arriva sesta, ma proprio nella Io migliore l'ho delle detto ipotesi. Poi settima, massima, ottava. Io sono rimasto sull'ottava. mi sbaglierò, Sì, no, forse. magari si comprano Messi, capito? Poi ecco, forse ci siamo dimenticati una cosa, invece un acquisto ufficiale, di Muriel all'Atalanta. Allora, qui intanto c'è Paolo Cornetti che dice Milinkovic va al PSG. Bella per lui, Possibile, io possibile. c'ho solo disprezzo per i giocatori che vanno al PSG perché è un po' tipo andare in Cina, capito? Che cazzo vai a fare al PSG? Cioè, vieni un sacco di soldi e basta, e basta. Altra notizia delle ultime ore invece è De Rossi che Ah, resterà questo è in Serie A, importante. quindi E tra per tutti i l'altro. giocatori di fantacalcio compratelo perché tanto io non ci faccio niente con De Rossi e fa schifo per il fantacalcio, però voi compratelo, cioè soprattutto quelli che giocano contro di me, compratelo, mi raccomando. E poi altre notizie flash che ci possono interessare. Allora, io volevo dire una su De Rossi perché c'è un articolo delle 5 Sì. squadre che si sono proposte per De Rossi. Sì. Abbiamo la Sampdoria. La Fiorentina, comunque secondo me quest'anno fa le buche. Il Milan, perché
perché vabbè, si servirà un giocatore, insomma, al Milan. L'Inter, io sinceramente non me ne faccio niente dei Rossi, non è vero, non sono troppo d'accordo. In realtà l'Inter, secondo me, se ci avesse una riserva di carattere come De Rossi, sicuramente si meglio. Può titolare Vidal, riserva De Rossi. Secondo me è nettamente meglio rispetto a tutti andarci. Quelli che ci ha avuto fino adesso. E anche il Napoli, perché Ancelotti dice, sembra ci sono stati delle contatti tra Ancelotti e De Rossi, sì. E ok, perfetto. C'è Gianluca Gaglio che ci scrive: io rivoglio Padoin, porca la nonna. Padoin, bel giocatore, ci tanto può cuore. Ci può stare bella per Padoin. Io mi riprenderei anche Sturaro, Gianluca. Voglio dire, l'hai visto, insomma, andavo a vedere la Juve, segnavo subito alla Juve, poi. Tanto in altro la prima sconfitta del campionato. Quindi io quello Sturaro a 20 milioni me lo riprenderei a 25, giusto per farvi perdonare quella plusvalenza vergognosa che è stata fatta su Sturaro. E visto che un nostro amico ci ha detto: bello che parlano come se l'Inter la gestissero loro, vogliamo dire questa cosa, che infatti è così, cioè noi prendiamo dei soldi, non troppi al momento, dalla Suning, che esatto, è appunto oltre la che da proprietaria, Putin, sempre, oltre che da Putin, quando scriviamo fake news prendiamo dei soldi per parlare di Inter in maniera compulsiva, perché ci pagano, quindi se ci pagate probabilmente se, parliamo, cioè, anche di se Gianluca Caio ci paga, esatto, quei 4-5 mila euro al mese che ci paga la Suning, noi possiamo parlare anche di Juventus. Esatto, però noi per un discorso invece di amore sconfinato per nei i confronti soldi della Ternana, non è vero questo, forse. Parleremo adesso di calcio mercato della Ternana. Fondamentale. Speriamo che quel coglione de merda, scusate il francesismo, di Vantaggiato se ne vada via all'istante, vista l'annata deprimente, dove lo vedevamo in giro a bersi le birrette e dove ha fatto un campionato osceno. Beh, in realtà anche quell'altro, non ti sì, crede, sì, sì, cioè. Sì, però siccome a Terni giocatori di questo tipo ce ne sono stati tantissimi e gente senza gli attributi non la vogliamo più. Ti quest'anno dovrà essere gente bandecchiovatene. Quest'anno dovrà essere un'invasione, ogni partita dovremmo fare la bolgia, però bisogna che i giocatori che stiano in campo siamo in grado di rispettare le nostre aspettative, visto che comunque noi stavamo in Serie B, siamo retrocessi in malo modo e abbiamo fatto un campionato sceno lo scorso anno con una formazione sulla carta che doveva essere almeno all'altezza della promozione diretta. Chiaro, capito. Perché appunto pensata per un eventuale ripescaggio in Serie B. Mm. Qual è la cosa? I nomi sono molti, ci piace Busellato, Proietti e Ferrante, molto probabilmente vicini alla Ternana a titolo definitivo. Niente Balotelli, credo che Balotelli ancora, visto che sia secondo me tra i migliori attaccanti degli ultimi 15 anni della storia del calcio, forse proverà a dimostrarlo, ecco. Beh, potrebbe dimostrarlo tranquillamente alla Ternana, insomma, vuoi dire Ternana su Balotelli di 2 anni in Serie A, poi ci vendemmo a 20 milioni. Il problema è che forse Balotelli non retrocede, sì, giustamente, di due categorie, esatto, hai capito, è un miliardario quasi. Appunto, gli piace Inter, proprio lo so, cioè io lo farei fossi Balotelli. Si trova sempre, cazzo, questo Luca Santoro non ha saltato le scuole elementari, indirettamente superiori, si trova sempre in fondo al menù. Io sto da una bomba di mercato per la Ternana, però. Vai, caricala. Vabbè, non la posso dare definitiva perché non è definitiva come no, non fare. È definitiva perché siamo chiacchiere da bar. Perché siamo chiacchiere da bar, quindi allora Colley alla Ternana, Colley dell'Atalanta. Impazzisco. Eh sì, visti i buoni rapporti tra le società. Impazzisco. I nostri genitori. Salutiamo i nostri fratelli dell'Atalanta. Esatto, che abbiamo anche sempre massimo rispetto. Visto di recente, tra l'altro. E probabilmente Colley, quindi trequartista attualmente dell'Atalanta, classe 2000, probabilmente potrebbe passare per le fila della Ternana, ma visto che queste prestito sono le chiacchiere da bar, viene sicuro 100%, quindi ma in prestito questo o comprato? No, in prestito. Ah, ok. E altre notizie in questo momento non ne abbiamo, oppure le centelliniamo per dopo. Mancano 8 minuti alla fine della trasmissione, quindi potete tranquillamente chiamarci al 329-747-6547. Nel frattempo ne mandiamo un'altra canzone. Mandiamo un'altra che canzone, dici? Secondo me mandiamo la canzone una di queste tre. Stellina, ultimo pezzo della Garage Gang, gruppo tutta per voi di dadaisti trap. Tutta per voi. Casa di Venezuela.
mattina e sta 3000, te lo riesco ma per la finita, coca e tequila, tutta la vita, fatta la mia casa di Bruno Serena, che già mattina e sta 3000, te lo riesco ma per la finita, coca e tequila, tutta la vita, fatta la mia casa di Bruno Serena, occhi blu come lunedì, occhi blu un po' troppo tristi, non guardarmi mai più così. Quando tu quei soldi mi lavo le mani, voglio la rearmi prima di suicidarmi. E quando guardo il TG odio tutto il mondo, italiani, immigrati, le tipe tatuate nei porno. Ti ascolto pure se non ti guardo e scorro foto di cose a caso sull'iPhone. Il corpo è un tempio, conceptum se brutta, papà non lavora ed ascolta Calcutta. Io sono troppo stupido per vivere e troppo ladro per amarti, non mirarmene a Masasi. Ho già avuto 4 infarti ed è solo 21 anni. Selena, è già mattina e sta 3000, te lo riesco ma farà finita, coca e tequila, tutta la vita, portami a casa di prego Selena, che è già mattina e sta 3000, te lo riesco ma farà finita, coca e tequila, tutta la vita, portami a casa di prego Selena, che è già mattina e sta 3000. Eccoci qua, allora questa era Stellina, intanto vi ricordiamo che su Spotify trovate la nostra playlist in cui mettiamo tutte le canzoni che passiamo a Radio Passeggiata su Chiacchiere da Bar, che si chiama appunto Chiacchiere da Bar, e sul mio profilo Nicolo.Nannini. E allora, Ci scusiamo chiaramente con i nostri ascoltatori per oggi, visto che Giuntella, Re della Piazza, oh grande Edgar, bella, bella per Edgar Allan Flo. Mettiamoci un cuoricino. Esatto. E allora ci scusiamo con i nostri ascoltatori, però oggi abbiamo avuto degli impegni, appunto. Sì, che ci hanno impegnato anche i giorni precedenti. Quindi... Esatto, quindi non ci siamo preparati la trasmissione, quindi tutto quello che facciamo lo facciamo estremamente a braccio. Oltre la chiacchiere da bar, non sapevamo nemmeno di cosa cazzo parlare oggi. Quindi, esatto. Per correttezza e per trasparenza ne lo diciamo. Quello che adesso. Cioè quello di cui adesso parleremo è di un evento. Che invece verrà fatto il 29 giugno al Parco Chico Mendes, che si chiama Let's Wine, dove praticamente avrete la possibilità, a un prezzo che trovate nell'evento Facebook, di partecipare all'Open Wine più grande dell'Umbria. Sì. Dove avrete la possibilità, appunto a quel prezzo che troverete nell'evento Facebook, perché dovrete andarci, di mangiare a buffet e gustare dei vini fatti da cantine agricole del territorio. Aspetta, qui seguirà, finisco il discorso. Seguirà chiaramente a questo open wine più grande dell'Umbria un DJ set dove verranno messe canzoni indie, trap, rap e così via. Giuntella, se si fa un'altra botta, diventa Grignani. Raga, allora, io non mi sono mai trovato in vita mia. Una botta in vita sua. Io però sì, la sua canzone Grignani effettivamente. Ma perché sono sudato? Forse. Cioè, si passò da essere John T. Depp al liceo a essere. Raga, non lo so. Cioè, chi è? Michele Grignani. Cioè, il proprietario del bar che sorride tantissimo. Io mi sorride tantissimo. E forse Gianluca Caglio c'ha ragione. Mo la mettiamo la canzone di Gianluca Grignani. No, io mi rifiuto di mettere Grignani. Ma che? Ma da paura Gianluca Grignani. Cioè, è un punk, l'unico probabilmente della scena cantautoriale. Non sono d'accordo, però va bene. Vabbè, ce ne stanno un botto che dicono di essere punk, invece sono una massa dei coglioni, perlomeno quello lo fa sul serio. Giuntella assomiglia a Chiedama 126. Che Chiedama 126. Però con la barba. Sì, raga, io poi faccio degli occhi, cioè nel senso non mi sembra, insomma, di essere Chiedama 126. Però va bene, forse mi rimetto. Chiedama 126. Eh no, perché poi con i capelli sciolti è tutta un'altra storia. Sì, sì. È quello. Sembro Gesù Cristo a quel punto.
Allora, bene, allora ho visto che comunque obiettivamente abbiamo finito. Ah no, aspetta, perché poi oltre quella del 29 abbiamo anche un'altra serata in programma, quella del 13 luglio. Sì, esatto, di cui ogni Sempre. tanto ne abbiamo parlato Lo in una serata, sì. ricordiamo a oltranza. 13 E Chico luglio, Mendes sempre. esatto, Parco Chico Mendes, sempre in corrispondenza di Let's Wine e questo DJ set, Let's Indie. Let's Indie, chiamato tale. Organizzeremo un live che probabilmente è innovativo, insomma, per Terni, Sì. perché verranno a suonare tali psicologi che, per chi non li conoscesse, fanno parte della etichetta discografica indipendente Bomba Dischi. Sì. Sono un gruppo emergente che nel giro di 3 settimane ha registrato 3 milioni di stream su Spotify con un EP che si chiama 2001, dove potete trovare 5 tracce appena uscite in attesa del disco ufficiale, che hanno appunto registrato un successo tra gli adolescenti. Loro, Non essendo indifferenti, insomma. adolescenti, Certo, parlano delle loro questioni è chiaro, però l'altro lo fa in generazionali. maniera molto lucida e Sì, denuncia, sì, insomma, sì, quindi sì. massimo rispetto per Per i loro psicologi. interessanti proprio, almeno tra i vari progetti che escono di recente, secondo me tra i più interessanti. Quindi io Tu quindi vuoi mettere Grignani? metto Grignani, sì, Grignani, mettiamo sono Grignani. stato nominato, mi hanno detto che gli Gli ardeva somiglio. cifra, effettivamente, cioè, tipo, c'ha solo la mascella più grossa e non Sì, c'ha è la tipo barba. 20 anni di pere, io penso me ne È sono lui, magnato al eh? massimo. Allora, che mettiamo di Grignani? Però aspetta, annunciamolo perché a questo punto ci avete preso noi, Beh, abbiamo la messo un'altra seconda che canzone. leggo, secondo me. Ok, O dai, la, no, questa fa, no, la secondo me quarta, dai, la la quarta, quarta dai, ci siamo sta a fine tantissimo. trasmissione. Va Va bene, bene. ragazzi, allora ci vediamo lunedì prossimo con Chiacchiere da Bar. Vi lasciamo con l'aiuola di Gianluca Gianluca Grignani. Grignani. Nel frattempo, dico questa cosa, in questa settimana, se volete farci delle domande oppure fornirci degli argomenti di cui parlare che possono essere inerenti Al al nostro nostro format, format. quindi Chiacchiere da Bar. Come abbiamo detto, è un superamento della chiacchierata bar, il nostro programma. Fatelo, ci scrivete in direct su Instagram, su Facebook. Se ci incontrate in giro ne parliamo a voce, che ci sarebbe anche meglio. Quindi adesso mandiamo la canzone L'aiuola di Gianluca Grignani e diamo spazio dopo al prossimo programma radio. Questo è un saluto, Luternano. Borshnik. Chiacchiere da bar. Raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche insieme. È amore come anarchia, e dillo alla polizia. Vabbè, sarà un difetto, ma per favore andiamo a letto. Come una donna che non ci sta. Eppure a me non mi va, non va. Sai di starmene qua, qua sospesa a metà. No, non mi fai bene, che goder non conviene. Mi tieni in catene, no, non mi va. Che se cade un pelo, crolla il cielo. Poi vado in giro, come se fossi un vampiro, che sono in cerca d'amore, per colpa io del tuo onore. E le signore più belle mi danno le caramelle, e tu che mi dici aspetta, che vado troppo di fretta. Sospeso a metà.